Ciao a tutti e ben ritrovati da Teno Informatico. Abbiamo visto l'ultima volta come sostituire il filtro dell'abitacolo della Panda ed era il filtro dell'aria condizionata Panda serie 169. Oggi invece vado a sostituire il filtro dell'aria, quello che si trova nel motore. Adesso poi lo vediamo. Ed è molto semplice sostituire il filtro della Panda serie 169. Questo è il filtro che ho acquistato, l'ho pagato pochissimo, neanche 6 euro. Ve lo faccio vedere. Ed eccolo qua. E vediamo subito come sostituirlo in poco tempo. Veramente facile. Andiamo! Questa è la mia Panda dell'anno 2004. Qui si trova all'interno il filtro che va sostituito. E dicevo prima che è molto semplice, perché a differenza dei modelli successivi delle Panda, in questo caso possiamo agire in questi ganci e sganci per togliere il filtro e poi mettere quello nuovo. È facilissimo. Sganciamo qua. Tiriamo verso l'esterno, togliamo il vecchio filtro, eccolo qui, che è identico a quello nuovo. Mettiamo da parte quello vecchio e mettiamo quello nuovo. In questo modo, vedete? E dopodiché lo posizioniamo spingendo tutto in fondo e agganciamo il primo e il secondo gancio. E abbiamo finito. Bene, se il video vi è piaciuto e avete scoperto insieme a me come sostituire il filtro dell'aria della vostra Panda, mettete sempre pollice in su, like positivi sul mio video e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Alla prossima da Tenore Informatico, un saluto a tutti!